esce da tutte le parti Frustaci, il folletto. Veramente. Ha rubato palla in Spurù e adesso invece si fa spazio Alexandrin Obofe. I 10 centimetri di differenza alla fine ci fanno sempre un tiro, ma efficace. Ma efficacissima. Quindi complimenti a lei, mi ricorda Mike Sylvester col suo caricamento. Bravo. E ancora Alexandrin Obofe. Alexandrina Paroglia ancora aspettando il blocco. Dentro da Obofegue, per la prima volta cercata in post basso, si appoggia alla tabella la giocatrice francese e porta e aggiorna il nuovo massimo veggio a favore di Roseto, che attacca con Ice Pirua, che arma la mano di Obofegue, che ha mano anche dalla media e lo fa vedere, perché segna da poco oltre. Roseto va da Obofegue, che viene stoppata da Soglia, che difende alla grande nonostante due falli. Arriva l'aiuto anche di Parmesani, ma Obofegue con un grandissimo parziale da una parte e dall'altra. Ultimi tre minuti di primo tempo. Micio, bella palla per Obofegue che fa saltare Parmesani, si mette il ritmo con il palleggio e torna a smuovere. Riuscirà a chiudere la serie per Selalbus, l'occasione di allungarla invece. Ancora corrono come pazzi in contropiede. Roseto ne segna altri due con Obofegue, fa così tre assist a partita, ne ha fatti veramente tanti di spessore in questa stagione. Obofegue intanto dà lezioni di pallacanestro. Situazione di Obofegue consegnato, cioè il gioco a due tra la numero 7 e la numero 6 va a buon fine, dritto a canestro. Per Aispurua, torna Cecili, prende il blocco dell'Argentina, rincula, studia il da farsi, prende il raddoppio, ci potrebbe essere un tiro, brava Obofegue a tirare. Sorrentino, Aispurua, post basso per Obofegue, che prova a giocare con il perno, poi fa un canestro pregevolissimo di mano sinistra. Dopo aver ballone offensiva rosetana, cambiolato per Miccio, step back da oltre l'arco virile, primo ferro per Miccio, ma il rimbalzo stavolta di Obofegue. Brava Alexandrin a salire in doppia cifra, 10 punti. Va per le terre Miccio, si rialza, Cecili spinge palla, Ispurua, ancora Miccio, prova la penetrazione Miccio, bravissima Liliana con il battuto a terra per Alexandrin Obofegue, che si fa trovare pronto. Le poche che tiene botta contro Obofegue. Adesso il blocco, bravissima Cecili ad attirare su di sé il raddoppio e smazzare un assist al bacio per Alex. 8 Vicenza, più 8 Vicenza. Momentaccio per Roseto, si gira Obofegue, brava, torna a segnare Alexandrin Obofegue. 40 viene anticipata molto bene da Sturo, ma invece Cecili non va ancora. Obofegue, molto brava, che sale in doppia cifra Alexandrin Obofegue, quindi piacere adesso vedere. Sì, 9 punti nel solo ultimo quarto, sale a 11 Pellegrini. Appena abbiamo detto a solo 2 punti al trentesimo, Marco Pellegrini ha pensato bene di segnare praticamente. Viviani, Bonivento sono guardia, play e guardia per, mentre va a canestro Obofegue. 5-0 Roseto, vi dicevo, Rovigo a e quindi Sorrentino, la mattatrice del primo tempo per Roseto, manda a segnare Obofegue, che a Ispurua, Sorrentino, spalle a canestro, brava Obofegue. Bella, molto brava, entra in partita nel miglior modo possibile Alexandrin. Era 2-3 comunque questa, sia Vigarano sia Roseto, ovviamente mobile adeguata come ovvio. Bel movimento ancora Obofegue, le due lunghe inizia dalla costruzione del gioco, però vedete magari Tintori non è una play e perde palla, quindi di nuovo campo, chi è già dall'altra parte? Alexandrin Obofegue. Il rimbalzo di Cecili, prova sulla corsa, vuole palla, spalle a canestro Obofegue, la sua impennata quando fa questo tiro. Ivan, punti e 14 rimbalzi, spesso viene brutalizzato ovviamente. Cecili, più 5 Roseto, prova l'alto basso. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. E innesca Alexandrin Obofegue, che è sotto la media. Ancora Cecili, palla importante per mettere un altro mattoncino, altrimenti Umberti Delli, ancora un alto basso, pregevole. Alto basso, molto bello. E adesso
doppia cifra per Alex, anche questa Roseto deve ringraziare la buona sorte, perché doppio Ferre uscita fuori, Botteghi per Obufeghe. Oh, il tiro 12 di Alessandro, adesso buona Botteghi, Sorrentino non va, il rimbalzo è di Obufeghe, si gira, brava Obufeghe, sale a 14 punti Roseto ovviamente. Vittorie e una sconfitta, l'unica sconfitta all'andata proprio contro Matelica per 82-84. Matelica invece dopo, intanto segna Obufeghe con il semigancio, dicevo Matelica dopo la palla però le sfugge di mano, recupera Roseto con Cecili, ancora un passaggio interno per Obufeghe che da lì, servita in transizione, è davvero letale. 8 punti